Nonostante vivesse nel luogo più inospitale dell'intero regno di Formuland, il vecchio saggio Probus era riuscito a trasformare quel luogo in un posto fiorente e rigoglioso. Ma ora il regno di Formuland è in pericolo. Una forza oscura vuole impossessarsi del prezioso formulario magico che garantisce pace e armonia a Formuland. Probus ha disseminato il regno di oggetti magici, pozioni e talismani. Ai cavalieri del regno spetta il compito di trovarli e raccoglierli per proteggere il formulario magico e liberare il regno dalle minacce del nemico. Ciao a tutti e benvenuti alla rubrica Giochi Educativi Erickson. Io sono Angela e insieme oggi impareremo a giocare a Formuland, il magico gioco per l'apprendimento della matematica. Il gioco è stato ideato da Mattia Brancone per favorire l'apprendimento degli automatismi di calcolo delle formule matematiche attraverso un approccio motivante e intuitivo. Il gioco, sviluppato su 3 livelli di difficoltà, è adatto per bambine e bambini dai 10 anni in su e può essere giocato in solitario o per un massimo di 4 giocatori. Per iniziare, vediamo assieme i componenti del gioco. All'interno della confezione troverete un tabellone con lungo i bordi il sistema di autocorrezione, 4 pedine, 40 carte problema di geometria piana, percentuali, frazioni e proporzioni con indicato il livello di difficoltà da 1 a 3 pallini. Ci sono 40 carte aggiuntive nelle risorse online. 42 carte numero divise in 4 serie da 0 a 9 più 2 carte pi greco. 8 strisce formula per un totale di 16 formule con i riquadri per posizionare le carte numero. 12 carte mistero divise in 8 oggetti magici e 4 rovi. Una scheda con la tavola pitagorica e la tabella dei numeri diviso per 2. Una scheda con calcoli complessi. 12 carte territorio e naturalmente il manuale delle istruzioni. Scopo del gioco è quello di cooperare per esplorare tutti e 12 i territori del regno di Formuland, risolvere problemi e guadagnare gli oggetti magici per liberare il formulario magico. Per preparare il gioco, posizionate il tabellone aperto al centro del tavolo. Mischiate le carte problema, mistero e territorio e distribuite tutte le carte territorio tra i giocatori. Ogni giocatore posiziona poi la sua pedina su un territorio a scelta. Posizionate poi a fianco del tabellone le carte problema, le strisce formula e le carte numero e collocate alla portata di mano anche le schede consultazione ed eventualmente una calcolatrice. Posizionate infine le carte mistero a faccia in giù sul tabellone, una per ciascun territorio. Inizia il giocatore più giovane e si procede in senso orario. Il primo giocatore può scegliere se rimanere sul proprio territorio o muoversi su uno adiacente. Poi pesca una carta problema e la legge ad alta voce. Quanto misura l'area di un triangolo che ha base uguale a 6 e altezza uguale a 5? Se lo risolve con o senza gli strumenti a disposizione, quindi strisce formula, tabelle di consultazione, carte numero e via dicendo, guadagna la carta mistero presente sul territorio, ma solo se possiede la relativa carta territorio. Ad esempio, la soluzione a questo problema è 15. 6 per 5 diviso 2 fa 15. Posso anche andare a controllare se il risultato è corretto ed è così. Dal momento che l'ho risolto, guadagno la carta mistero, che è un talismano. Mi permette di volare direttamente in un territorio a mia scelta. Attenzione! Gli oggetti magici a disposizione, una volta usati, vengono rimossi dal bottino. I giocatori possono sempre scambiare i propri oggetti tra loro, uno alla volta. Se viene trovata una carta rovi, questa viene posizionata sul formulario magico. E quando viene posizionata la quarta carta rovi, i cavalieri perdono automaticamente la partita. Se invece non si risolve il problema, si lascia la carta mistero dov'è? E si tiene da parte il problema, poiché al turno successivo si può decidere se tentare di risolverlo nuovamente o collocarlo in fondo al mazzo e pescare una nuova carta problema. Dopodiché si passa al turno. I cavalieri giocatori vincono quando tutti i territori sono stati conquistati e tutte le carte mistero sono state rimosse dal tabellone, prima che i rovi abbiano ricoperto il formulario magico. E questo è Formuland! Se avete domande, sentitevi liberi di scriverle nei commenti qui sotto e vi risponderemo il prima possibile.
Potete trovare altre informazioni sul gioco al sito www.ericsson.it. Potete inoltre iscrivervi al canale e riceverete una notifica quando saranno disponibili nuovi video tutorial sui giochi educativi Ericsson. Fino al prossimo episodio, grazie e buon gioco!